Con un doppio appuntamento, la mattina nella frazione perugina di Pieve Pagliaccia, dove ha sede la società agricola Brugnoni, il resto della giornata città di Castello, a Borgo di Celle, la Molini Fagioli ha celebrato la terza edizione della Festa del Raccolto. In queste due location, adiacenti a terreni in cui viene coltivato il grano, poi lavorato dall'azienda di Magione, è stata organizzata una serie di eventi a cui hanno preso parte oltre 300 panettieri, pasticceri e pizzaioli da tutta Italia. Questi hanno potuto innanzitutto vedere di persona da dove traggono origine le farine da loro utilizzate, venendo accompagnati nei campi destinati al progetto OIRS, l'unica filiera di farine 100% italiane certificate a residuo zero. Qui hanno potuto conoscere gli agricoltori, confrontarsi con loro e toccare con mano le fasi della trebbiatura. Per noi la Festa del Raccolto è una festa. È veramente una festa in cui vogliamo unire gli agricoltori, le persone che con il loro lavoro riescono a creare questa meraviglia del grano OIRS, con i pizzaioli finali, i panettieri finali, i pasticceri finali, quindi il cliente che trasforma il frutto del loro lavoro in delle creazioni meravigliose che vengono apprezzate in tutto il mondo. La giornata si è incentrata in particolare su questo ambizioso progetto OIRS Origine Italia Residuo Zero, giunto ora al secondo step con la digitalizzazione della filiera. Per essere ancora più trasparenti verso il nostro utilizzatore, il consumatore finale, cioè chi va a mangiare la pizza o va a comprare il pane o va a comprare i dolci dai nostri artigiani che utilizzano le nostre farine, vogliamo dargli ulteriormente la possibilità di risalire da quel sacco di farina utilizzata al campo dove proviene quel grano e quella farina, in modo tale che oltre a parlare di filiera residuo zero, di filiera a chilometro zero, di territorio umbro, ma si parla anche di rintracciabilità certificata di un progetto virtuoso e veramente unico in tutte le sue sfaccettature. Noi pensiamo che la digitalizzazione della parte agricola insieme a tutto quello che è il mondo dell'agricoltura di precisione sia davvero il futuro, perché rappresenti un insieme di tecniche molto rispettose dell'ambiente e che possano permettere di produrre in futuro e per molto tempo una quantità e una qualità di cibo veramente significative. L'altra novità ha preso il via proprio in questo giorno di festa e rappresenta il coronamento della filiera OIRS, il Movimento Zero d'Avanguardia. È un movimento di pizzaioli che sposano assieme a noi un progetto di filiera agricola, che sposano una linea di prodotti a residuo zero, cioè quindi dalla farina a tutti gli ingredienti utilizzati devono essere prodotti a veramente un forte legame col territorio, di stagione e di qualità assoluta e eccelsa. Sicuramente un modello di azienda innovativa dove la tecnologia è alla base di una produzione agricola di qualità, quindi sicuramente una realtà importante nel territorio, anche importante sottolineare la presenza di imprenditori che hanno scommesso in un'azienda umbra con un passato, con una lunga storia, rilanciandola e riaffermandone il brand sui mercati nazionali e internazionali.